Allora, buonasera. Faccio un po' lo sborone all'inizio. Porca, se mi ha accettato questa cosa. Prima di venire di accettare questa bella proposta interessante nel Lugano, ho fatto 7 anni all'Atalanta, dove mi sono formato e dove ho scoperto il gusto davvero per crescere i giocatori nel settore giovanile. Dopo 7 anni di Atalanta ho avuto la grande fortuna, perché si parla di fortuna, il mio primo incarico sul campo era come secondo allenatore della classe dei Pulcini del 1994. Pensate, un ragazzo di 21 anni trovarsi come bambini gente come Gagliardini, come Caldara, come Conti. All'inizio non me ne rendevo conto. Col passare degli anni è stata davvero una grande fortuna. Mi tremavano le gambe quando andavo lì. Dopo l'esperienza con l'Atalanta, siamo passati, io e il mio staff, a Milan, e lì ho passato 11 anni altrettanto meravigliosi, dove stanno iniziando a venire fuori i frutti di questi bambini che ho avuto la fortuna di avere sul campo insieme a me, come Locatelli, come Cutrone, come qualcuno che adesso arriverà ancora. Questa premessa per dirvi una cosa: quanto è importante il lavoro fatto sui piccolissimi, quanto è importante la passione che riusciamo a trasmettere. Oggi abbiamo visto il mio cavallo di battaglia, l'uno contro uno. L'uno contro uno perché è una filosofia cercare di inculcare nella testa dal più piccolo anche al più grande l'importanza di saper saltare l'avversario. Quanto è importante e quanto manca al nostro calcio, dal settore giovanile fino alle prime squadre, quanto mancano i giocatori che ci fanno un po' innamorare. Mi ricordo le parole del maestro Bonifacio Bergamo: l'ultimo giocatore davvero che sapeva saltare l'avversario sulla fascia era Roberto Donadoni. Se andiamo a ben vedere, giocatori di quel genere in Italia non li riesce più a sfornare. Dobbiamo ritornare un pochettino a riscoprire la gioia del dribbling e mettere questi ragazzi in condizione di potersi esprimere. Capisco bene che quando si cresce non lo si può fare a tutto campo, ma almeno in alcune zone del campo, e almeno mostrare un pochino di coraggio, un pochino di iniziativa in più. Ecco perché, se passiamo alla seconda,